vorrei presentarvi una delle nostre giurate. Lei arriva dalla regione Bukovina e si chiama Steluzia Floristean. È una cantante di musica. Vieni su. È una cantante di musica tradizionale. Adesso ci racconterà quello che fa della sua musica e della sua popolarità, praticamente, perché porta in giro quelli che sono le eccellenze del suo territorio e soprattutto una cultura e una tradizione. Perché portare in giro la tradizione di un popolo significa farlo crescere, significa dare le basi, gettare le basi della cordialità e della intercultura, ed è quello che la nostra Steluzia sta facendo con la musica popolare, la danza popolare del suo paese. Grazie per portarci queste belle tradizioni in giro, è un piacere averti qua con noi. Grazie a voi. Allora, che ti è parso di questi ragazzi? No, non ce l'ho parole, sono rimasta molto molto emozionata. Pure io ho partecipato anche a Romania a questi festival concorsi. Dico così, non lo so se mi capite, che io non parlo bene italiano. Guarda che c'è qualche italiano che parla pure peggio, quindi va sono bene sempre così. In okay. Giro e meschiamo tutte le lingue. Però dice che le energie più forti stanno nelle bottiglie più piccole, è così. Bene, quindi i nostri bambini sono energici da morire. Sì. Senti, cosa ci fai ascoltare adesso? Io c'ho un canzone, però non mi sono preparata, devo dare... Non mi avete detto niente. Allora guarda, a fiducia, lo faremo in un'altra occasione, ok? Perché ora mi dispiace che non avete, senti, ma tu non mi avete detto. In pratica, cosa porti in giro per il tuo paese? Io porto in giro per il mio paese la musica folcloristica. Mm-hmm. E no, io vengo della Bukovina, come tu hai detto, però... Ma dov'è praticamente questa regione? Proprio dal nord. No, ci sono di più canzoni, devo dire che cosa deve... cercare di là. Vabbè, lo faremo più tardi. Lo faremo più tardi. Grazie. Porto la musica, mm-hmm. Porto i nostri vestiti popolari che sono dai nostre nonne, da tanti. Quindi arrivano da generazioni. Tempi, da generazioni. E voglio, non è che è facile di portare questa nel mondo. Immagino. Però non voglio che noi ci perdiamo le radici. Se ci perdiamo le radici, ci perdiamo noi come un popolo. Senti, e quanti ragazzi seguono il tuo progetto? Perché l'importante è crescerli. Sì, tanti ragazzi. Anche qua in Italia ci sono dei genitori che vengono con i ragazzi da me, li preparo, li porto con me in spettacoli, organizzo dei spettacoli. C'è pure l'associazione culturale, qua in Italia si chiama Europeo, sono vicepresidente. E faccio un po' di tutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille, grazie.